Ciao a tutte, bentornate al mio canale, oggi con una nuova tecnica che ho visto in un altro canale YouTube che si chiama Skeleton Nails e siccome è piaciuto tanto ho voluto rifarla. La tecnica in questione si chiama Reverse e vi spiegherò tutto nel tutorial, dobbiamo soltanto avere un po' di pazienza. Inizierò applicando su tutte le mie unghie un smalto trasparente e lascio asciugare per bene. Ho scelto questi due colori per la mia nail art. Il nero lo andrò ad applicare nel anulare e nel pollice, lascio asciugare per bene. Poi per le altre tre dita ho deciso di applicare il colore rosa, lascio asciugare per bene. Poi dove ho applicato il colore rosa andrò ad applicare la mia base peel off fai da te. Andrò a fare questa tecnica con questo disegnino qua. All'inizio la tecnica è uguale quando facciamo lo stamping, cioè si mette lo smalto sopra la piastrina, si passa il raschietto ed andiamo ad applicare lo stamping. In questo caso io sto utilizzando quello al silicone e lo metto da parte 2-3 secondi mentre mi pulisco la mia piastrina. E adesso iniziamo a fare questa tecnica. Quello che devo fare è prendere gli smalti e iniziare a dipingere. Piano piano, mi raccomando, dobbiamo stare molto attenta e deve essere una cosa molto sottile. Aspetto 2-3 secondi che si asciughi un po' e lo vado ad applicare sulla mia unghia e diciamo che la nail art è finita. Adesso mi resta soltanto che togliere i residui di peel off che ho applicato prima e andrò a pulire il mio stampone in silicone che si fa con un pezzo di scotch e sta a posto. Poi per l'annulare e il pollice andrò ad applicare uno strass di colore blu per richiamare un po' i colori delle altre unghie. Applico il top coat su tutte le unghie, lascio asciugare e la nail art è finita. Io vi ricordo che ogni martedì alle 14 c'è un mio video tutorial di nail art. E ogni tanto di venerdì starò caricando un video. Vi ricordo che io le mie nail art le sto dedicando alle mie follower e oggi è il turno di ricette e risate in pochi minuti. Vi rimando al prossimo video e ci vediamo qua martedì alle 14. Ciao!